Oggi abbiamo firmato questo protocollo d'intesa con l'amministrazione comunale di Locri e ovviamente con le altre istituzioni carcerarie, e questa iniziativa costituisce una prosecuzione di un progetto che fu quello dei colori della legalità, che tanto successo ha avuto nell'opinione pubblica non solo locale ma anche nazionale, riconoscimenti espressi dal vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, il dottore Legini. Naturalmente questa è un'iniziativa che riguarda il territorio della Locri, del comune di Locri, ma è stata già ha già trovato un riscontro con analoghi protocolli firmati con l'amministrazione comunale, quindi col sindaco di Reggio Calabria e col sindaco di Palmi. Io mi auguro che dia dei frutti positivi e che consenta di raggiungere quei risultati che tutti si auspicano, cioè di poter reinserire con un percorso trattamentale serio, rigoroso ma umano, i detenuti che dimostrano la volontà di reinserirsi nel tessuto sociale. In questo ruolo l'amministrazione comunale assume una, diciamo, sua rilevanza, perché consentirà naturalmente ai soggetti che vengono individuati dall'amministrazione penitenziaria di poter svolgere lavori di pubblica utilità e quindi essere utili alla società, anche se vengono da un'esperienza di vita carceraria che in questo caso offrirà loro una seconda chance.